Alessandro Lepinese è sostenuto da lista civica Adesso Como e lista civica No Logo. Innanzitutto tutta la solidarietà a Ciao Anzetta, e penso che anzi sia sconvolgente sentire e assistere alle iscrizioni di quello che è avvenuto, quindi al di là dell'aspetto contrattuale, al di là del sostenere la legalità, forza e coraggio a tutti noi. Detto questo, purtroppo però viviamo in una nazione che poco tempo fa, pochi mesi fa, ha negato l'arresto di un parlamentare indagato per questioni legate a Camorra, famiglia di Casalesi, poco tempo fa. Viviamo in una nazione dove alcuni partiti all'interno, anche i principali, hanno una limitatissima democrazia interna, ricevono un sacco di fondi dallo Stato e nella limitatissima democrazia che hanno all'interno hanno deciso autonomamente di far sì che il cittadino non potesse nemmeno scegliere i suoi rappresentanti in Parlamento. Questo è quello che succede in Italia. Penso che i pessimi esempi arrivino proprio dalla testa e il pesce puzza dalla testa. Di conseguenza purtroppo è assolutamente necessario capire bene cosa si fa quando si va a votare. Al di là di questo, l'accordo per la trasparenza e la gestione dei cantieri e dei lavori è assolutamente condivisibile, lo sottoscrivo. Faccio notare che pochi mesi fa, sullo scandalo Calindustria, i principali partiti a livello locale hanno delegato dei soggetti che hanno sottoscritto un contratto, un bando, una fornitura con un'azienda che al 75% era coperta da fiduciaria, quindi non si sa chi è. Il restante 25%, destra e sinistra, di quell'azienda che ha vinto, a cui è stato concesso il bando e la facoltà di operare, il restante 25% era stato dato ad una persona accusata di sofisticazione alimentare. Tutto quello che sapevamo è quello che è successo a Como. Io penso che la Camorra a Como, con una trasparenza totale e una coerenza totale, non avrebbe nemmeno modo di potersi nominare. È assolutamente necessaria una totale trasparenza. Io trovo che questi rimedi siano essenziali, siano importanti, ce ne sono molti altri ancora magari più rapidi. La trasparenza totale nel processo decisionale, nel procedimento decisionale, la trasparenza totale nel pagamento di ogni singola fattura che viene emessa a nome dell'amministrazione, basta metterli in internet. Io penso che la trasparenza sia la soluzione di tutti i problemi e la coerenza. Nessun popolo ha un governo che non si merita, di conseguenza in verità un pochino la mafia siamo noi. Grazie.